sto sfilettando uno sgombro fresco, non da allevamento ma pescato, comprato questa mattina. Lo sgombro è un pesce azzurro ricco di omega 3, è una carne molto tenera, piena di dische, chiaramente che cercheremo di togliere il più possibile. Ha una cottura molto veloce, oggi la preparerò in cartoccio con delle verdure. Vedete che ha la pelle caratteristica, è un po' della famiglia dei tonnetti, quindi la parte centrale è ricca di spine, queste vado a togliere in questo modo, semplicemente asportandola. La parte del ventre ha le spine più lunghe e vado a togliere solo quella. Come si diceva prima, la parte centrale andiamo ad escluderla in questo modo. Anche se l'abbiamo sfilettato con la massima cura, bisogna sempre tenere presente che qualche piccola disca ci può essere rimasta, quindi avvisiamo sempre i commensali di questa possibilità. Poggiamo la lama sopra la spina dorsale, paralleli ad essa, senza fare forza, basta far scorrere il coltello, la carne è molto tenera. Adesso andiamo a separare la disca stessa, sempre con lo stesso metodo. Qui la parte ventrale, qui la parte interna delle dische. Ed è pronto per essere condito e messo nel cartoccio. Cottura in forno circa un quarto d'ora a 200 gradi, non di più. Una volta chiusi e sigillati, si cuociono in forno a 200-220 gradi per circa 12-15 minuti. Poi vengono posati subito su un piatto di servizio e portati direttamente in tavola e verranno aperti direttamente dal commensale, in modo che tutto il profumo esca in quel momento.